Da Milano a Capo Nord in bici, è la sfida dell'andriese Tommaso Caracciolo, 28 anni, un viaggio di quasi 5.000 chilometri che durerà dai 2 ai 3 mesi. Partirà alla volta della Norvegia il 1 luglio e documenterà il suo viaggio con video e foto. Tommaso ha avviato anche un crowdfunding per questo suo progetto. Vediamo. In bicicletta da Milano a Capo Nord sarà il viaggio di Tommaso Caracciolo, 28enne andriese, nei prossimi mesi e per circa 5.000 chilometri. Partirà lunedì 1 luglio alle 6 del mattino e terrà traccia di tutte le 35 tappe sui suoi canali social con foto e video. Dopo un tot di chilometri fatti in giro per Milano a consegnare cibo e diverse cose, ho deciso un attimo di convogliare tutti i chilometri verso nord e di fare un po' un'esperienza, insomma, particolare, un viaggio bello intenso, memorabile, ecco. Guadagnarsi con le proprie gambe ogni chilometro e vivere ogni singola tappa e scoprire ogni singolo posto a misura d'uomo, ecco, non andando troppo veloce con macchine, aerei e quant'altro, ma fare tutto con il proprio passo e scoprire tutto man mano, anziché appunto prendere un pacchetto già composto di tappe e posti da vedere, insomma. Saranno circa 2 mesi e mezzo e all'incirca 35 tappe. Perché all'incirca? Perché saranno delle tappe ben precise fino ad Oslo, con alcune città in particolare, e mentre da Oslo in poi seguirò un po' delle tappe in base a quello che le gambe mi consentiranno di fare, insomma. Non è la prima volta per Tommaso. Lo scorso anno, infatti, ha pedalato da Milano a Nizza, passando per la Costa Ligure e la Costa Azzurra. Parto senza un obiettivo ben preciso, nel senso che comunque l'obiettivo è quello di vedere tutti i posti e di raccogliere un po' di materiale per un documentario che appunto racconti sia la mia esperienza a mo' di reportage e i luoghi che visiterò, sperando di vederli in una chiave documentaristica. Io ho un mito che è Dino Lanzaretti, che è tornato dalla Siberia in bicicletta dopo averla fa fatto la Transiberiana d'inverno. Poi c'è Sergio Borroni, che è un medico di qua di Milano, che è un raccontastorie fantastico. E ce ne sarebbero un sacco di altri, tipo Salucci, che è arrivato in Marocco in bicicletta, costeggiando tutta Spagna e Italia, Francia, vabbè, insomma, un sacco di cicloviaggiatori che comunque mi hanno dato un input e mi hanno spronato, insomma, a fare questa esperienza così.